One of the few places where you don't have to do that. You don't have to pray. Oh. non si prega. Bene. Buongiorno. Buongiorno a tutti, un, un caloroso benvenuto in questa sala per questa conferenza stampa di presentazione delle iniziative connesse al bicentenario della morte del cardinale Ercole Consalvi. Grazie ai giornalisti qui in sala e a coloro che seguono virtualmente questo incontro e particolarmente ai relatori che ci accompagneranno in questa conversazione. Conoscete, conosciamo la figura del Cardinal Consalvi, alto esempio di servizio alla Chiesa, allo Stato, alla figura del Papa. In anni burrascosi, come la fine del Settecento e l'inizio del XIX secolo. Fu forse, questo lo spiegheranno meglio persone che sono qui e anche i convegni che sono stati organizzati in questo senso, un traghettatore che acquisì sicurezza ed esperienza lungo il cammino fino al lavoro di diplomazia e umanità compiuto durante il congresso di Vienna e consolidato negli anni successivi. Ma tra di noi appunto siedono fini e appassionati conoscitori della storia e di questa persona, a cui darei la parola, cominciare da Sua Eccellenza, Paul Richard Gallagher. Segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali a cui do un caloroso benvenuto. Sono lieto che sia qui con noi nuovamente. Grazie, eccellenza, di essere qui. Prego, grazie, Matteo, e grazie a tutta l'equipe la... del... della Sala Stampa per questa opportunità di presentare gli eventi per commemorare il bicentenario della morte del cardinale Ercole Consalvi. Qualche anno fa, un amico. Sempre tenta di educarmi, eh, mi, ha, mi ha regolato questo libro in inglese, Cardinal Consalvi, sulla Vita, di un certo autore, John Martin Robinson. Non mi sembra che è un grandissimo volume, però, per un'anima un semplice come me è, è servito perché ricordando anche gli anni di studio alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, ovviamente abbiamo toccato la, la figura di Carlo Consalvi, però nel frattempo non è che avevo eh, studiato, approfondito la mia conoscenza e così è stato molto utile. E soprattutto l'idea mi è venuta di fare questa commemorazione, questo era due anni fa, stiamo lavorando su questo progetto insieme da, da, da due anni perché mi sembrava una, veramente una figura affascinante, una persona molto attrattiva, una persona che ha compiuto in relativamente pochi anni e, eh, tantissime cose eh, per la Chiesa. C'erano tante cose che mi attiravano, soprattutto che aveva questa connessione con l'Inghilterra con gli inglesi, lui era un po' pupillo o protetto all'inizio dell della sua vita e sua carriera ecclesiastica del cardinale Enrico eh, Stuart, il eh, cardinale duca di York come si viene chiamato qui, che ha vissuto qui tut tutta la vita qui a Roma, è stato cardinale per più, mi sembra, più di 60 anni, non si fanno più questo, questo tipo di carriera e è stato anche lui una figura molto brillante. Nella storia del, della Chiesa del Settecento. Il cardinale Stuart era vice decano del collegio Cardinalizio quando, nel 1799-1800, ci fu la, a Venezia il conclave per l'elezione eventualmente di Papa Pio VII nella persona del cardinale Bern Bernaba Chiaremonti benedettino e, e consalvi che era un giovane ecclesiastico come spinto un po' davanti da Stuart era, era segretario del conclave così è entrato un po' in vista anche dei papi in quel momento questo era tutto nel contesto ovviamente del momento del, di Bonaparte perché Napoleone era, era, era veramente la figura più, più grande nella storia europea in quel momento eh, e tutta l'Europa era un po' in da così. E poi, Consalvi, nel post-Napoleone è stata una delle figure più interessanti e una persona anche chiave nel famoso congresso di Vienna, Il congresso di Vienna 1814-1815 solo per dire che adesso ricordo che il conclave per le elezioni di Pio VII durava tre mesi e mezzo non si fanno più queste cose che, se no i giornalisti cominciano a protestare che stanno pag pagando troppo per i posti di, per privilegiati per guardare la piazza San Pietro per vedere, per vedere il, il fumo del, della Cappella Sistina no ma a San Giorgio e a Venezia tre mesi e mezzo era ancora possibile però il congresso eh, di Vienna che fosse uno dei momenti più importanti nella storia europea di questi ultimi secoli 1814-1815 in cui veramente eh, Consalvi è stato una figura abbastanza brillante basta dire che nel suo servizio della chiesa Consalvi veramente era una persona brillante, molto, molto distinta, però è anche un uomo in grado di fare tanti sacrifici per il servizio dei papi eh, e questo è una parte di lui, ha rischiato molto per servire eh, i papi e soprattutto Pio eh, VII. Eh, e nel corso del congresso di Vienna, o i risultati del congresso di Vienna, eh, è stato diciamo, un successo. Per Consalvi e per la Santa Sede, perché hanno potuto avere il ritorno delle, dei stati pontifici e anche successivamente, una cosa anche molto importante, era possibile recuperare molti dei, dei beni del patrimonio dei musei vaticani che sono stati portati via e il Papa aveva incaricato Antonio Canova per, per fare questo e gran parte del, dei, dei musei dell'arte, dei musei vaticani di oggi, mi, mi, mi risulta di essere un po' di, que, di quell'epoca lì. Eh, altro aspetto affascinante di, di Consalvi era questo uh, rapporto stranissimo, bisogna ricordare che lui non era, eh, diciamo, sacerdote o vescovo, era, era un, un semplice laico, forse mi sembra che, che aveva i diaconi. o di, diaconi minori, era diacono. diacono. Era diacono. diacono. Era diacono. Okay. Eh, però aveva anche una, una posizione in, nella società romana abbastanza incredibile e eh, fa, famosa per la sua amicizia con la famosa duchessa di Devonshire che abitava qui. E così, questo è importante credo che nell'evento nel al collegio inglese ci sarà anche un rappresentante della, della Chatsworth House che è la sede in Inghilterra eh, di, del, dei Devonshire anche fino ad oggi. Va bene, allora noi Uh, due ultime cose da dire. In occasione di questo bicentenario saranno pubblicate le memorie del Cardinal Consalvi, che sono state già pubblicate volte, ma sono tanti, tanti anni che sono fuori eh, edizione e ci sarà un'edizione in francese curata da padre Bernard Adura, ex eh, presidente del Comitato Storico, e una versione in italiano, che è piuttosto anche uno, un progetto della Segreteria di Stato, e questa edizione è curata dal professor Roberto Regoli del, del Pontificio Università Gregoriana. Allora, per celebrare Consalvi so, so, si tratta di tre giorni di eventi: il 22, il 23 e il 24 gennaio, corrente mesi. ci sarà un convegno internazionale il 22 e 23, organizzato principalmente dal comitato storico, il padre Inglot va a parlare di questo. E, questo, e poi il 24 ci sarà un omaggio floreale alla memoria di Consalvi al Panteone, perché il Panteone era sua chiesa titolare, e così Cano Paradin si recherà alle 10.15 di quella, quella mattina, di mercoledì 24. Uh, per fare questo, e c'è un monumento uh, a Consalvi lì all'interno del Panteone. Poi il Cardinale con, uh, si recherà alla chiesa di San Marcello al Corso per la messa alle undici perché uh, Consalvi è sepolto nella chiesa di San Marcello al Corso insieme con il suo frat car carissimo fratello. Poi nel pomeriggio ci sarà un uh, colloquio. Uh, e, uh, un simposio al Collegio Inglese circa il uh, Consalvi e gli Inglesi alle 14.30 del, del lunedì uh, di, uh, mercoledì pomeriggio e la sera ci sarà un concerto uh, di musica organizzato di nuovo dal Collegio Inglese dell'Ambasciata uh, Britannica uh, presso la Santa Sede di de musica dell'epoca di Consalvi certi brani che Consalvi fosse conosciuto e che sono anche pezzi assai, assai rari in pre presentazione e questo sarà al San Lorenzo in Damaso alle ore 20 la sera. E così adesso eh, io termino e, e passo di nuovo la parola grazie. a Matteo. Grazie eccellenza, grazie per aver spiegato anche l'origine di questa di, di, degli sforzi compiuti per, per questa celebrazione. Una un lavoro voluto, ecco, un, un bicentenario evidentemente sentito per una di quelle figure che forse Papa Francesco definirebbe mediatori e non intermediari, gente che ci rimette del proprio mm -hmm. nell'incontro e per favorire l'incontro. Ed è bello addentrarsi in questa storia anche da giornalisti, quindi anche per conoscerla meglio darei a questo punto la parola a padre Marek Inglot, presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, anche per avere un'informazione più dettagliata circa gli eventi promossi in questa sede. Lo ringrazio di essere qui con noi, gli do il benvenuto, prego Presidente. Grazie Direttore, grazie a tutti voi qui presenti. Con il conclave aperto a Venezia il 1 dicembre 1799, dopo la morte di Pio VI, 29 agosto, inizia la grande carriera politica di Ercole Consalvi. Nato a Roma l'8 giugno 1757 dal marchese Giuseppe di Tuscania e da Claudia dei Conti Carandini, già allievo dell'Accademia dei Nobili Ecclesiastici di Roma dal 1776 al 1782 il Consalvi che era, abbiamo sentito era stato segretario del conclave veneziano venne nominato dal Papa eletto Pio VII Chiaramonti venne nominato prima pro di Stato il 15 marzo 1800, pur essendo un semplice prelato, poi il segretario di Stato l'11 agosto dello stesso anno. In dicembre egli fu ordinato diacono e vi, accondis vi accondiscese unicamente per non dispiacere Pio VII e rimase diacono. Prese, così, prese avvio quella che può essere a ragion veduta definita la grande e poliedrica avventura diplomatica del cardinale Consalvi, estesa in tempi di grandi turbulenze istituzionali, ideologiche ed economiche su un vasto campo internazionale, irradiandosi dagli stati della Chiesa alla Francia, all'Inghilterra, Allaustria e alle Americhe. Un impegno ecclesiale e diplomatico di alta, di alta caratura politica e di rara finezza strategica che ha, teso la sua che ha reso la sua figura un'icona modello del segretario di Stato. Se, segretario di Stato per antonomasia, capace di difendere le ragioni della dottrina e di adattarsi alle contingenze dei tempi. E' pertanto con particolare entusiasmo che il Pontificio Comitato di Scienze Storiche, sotto la presidenza del mio predecessore, il Reverendissimo Padre Bernard Ardura, ha accolto la proposta della Segreteria di Stato di Sua Santità, segnatamente della sezione per i rapporti con gli Stati, presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Paul Richard Gallagher, di organizzare un convegno internazionale di studi in occasione del bicentenario della morte del Cardinale Ercole Consalvi. L'organizzazione del simposio che si terrà, sappiamo tutti, nei giorni 22 e 23 gennaio prossimi presso la sala conferenze dei Musei Vaticani, si è avvalsa anche della preziosa collaborazione offerta dai Musei Vaticani, grazie alla squisita prossimità del direttore, l'illustrissima dottoressa Barbara Iatta, coadjuvata dall'impeccabile e generosa equip del loro ufficio eventi. All'articolazione scientifica del simposio hanno dato un decisivo contributo il professor don Roberto Regoli della Pontificia Università Gregoriana, tra i più acclarati conoscitori, conoscitori del Consalvi. nonché rappresentanti del venerabile Collegio inglese, così come delle ambasciate di Francia, Francia, Austria e Italia presso la Santa Sede, dei Musei Vaticani e della medesima segreteria di Stato, principale e primaria promotrice di questo incontro di studi internazionali. Il simposio è strutturato in quattro sessioni che intendono dar conto dell'ampiezza e del dinamismo dell'operato del cardinale Consalvi, prendendone in esame le rilevanti dimensioni ecclesiale e statutale, e, fino a che i notevoli risvolti nell'ambito delle arti. La prima sessione da Consalvi al Consalvismo, seconda il governo della Chiesa e dello Stato, terza la diplomazia tra Europa e America e la quarta sessione le politiche culturali. 15 relatori di cinque differenti nazionalità, grazie alla loro stimata competenza ectodica e storiografica, offriranno il meglio dei loro saperi sulle tematiche relative sia alla personalità di Consalvi e alla sua azione diplomatica, che ai diversi contesti ecclesiali, politici e ideologici nei quali egli fu chiamato a custodire, rinsaldare e preservare la libertas ecclesie e il ministero universale del pontefice romano, entrambi nuovamente declinati in risposta alle gravose ed esigenti emergenze politiche del suo tempo. La sua vita personale, il cosiddetto consalvismo, la sua azione nel governo dello Stato pontificio, la sua politica multilaterale nell'Europa napoleonica e in rapporto a Vienna, Londra e San Pietroburgo, la tutela esercitata sul patrimonio culturale in concordanza con la sensibilità culturale di Pio VII, questi e molti altri soggetti di studio e di analisi storiografica verranno presi in considerazione nel nostro convegno di studi, nel tentativo di ricostruire una memoria complessiva e al contempo ricca nei dettagli di quel valido e infaticabile braccio destro di Pio VII che fu il Cardinale Consalvi. Una figura completa. Potrebbe essere definita quella dell'inesausto e indefesso servitore della Chiesa universale e del successore di Pietro, che fu il Consalvi. Come apprendiamo dai suoi cenni biografici, dati alle stampe a Venezia nel 1824, cito: Dodici giorni dopo la sua nomina in prefetto della propaganda, Consalvi passò nel numero dei più. Sopra il letto di morte il penitenziere gli diede la benedizione del pontefice e, domandato se nulla aveva a confidargli, fece segno di no con la mano. Le di lui ultime parole furono Io sono tranquillo. Consalvi muore a Roma il 24 gennaio del 1824 e le sue ultime parole, appunto Io sono tranquillo, suonano come un testamento ideale di operosa serenità in tempi tanto burrascosi come lo furono i suoi. Come il lascito, quasi un mandato, che il Cardinale Consalvi trasmette alle generazioni future. E il nostro convegno internazionale di studi desira, desidera esserne un discreto, quanto convinto accoglimento. Grazie. Grazie, grazie a lei, Padre Mare, per queste sue parole che ci aiutano a inquadrare quella che lei felicemente definiva l'avventura diplomatica del Cardinale Consalvi. Anche per averci illustrato nel dettaglio il prossimo convegno di studi, 15 relatori, 5 nazionalità, da un'idea anche dell'interesse che circonda questa, questa figura, questa figura storica e di Chiesa. La ringrazio e darei la parola adesso a Maurice Whitehead del Venerabile Collegio Inglese, di cui è Director of Heritage Collections and Research Fellow, e ci aiuterà a capire meglio anche il collegamento tra Ercole Consalvi e la terra d'Oltremanica. Please, Professor. To you the floor thank you good morning We're delighted to have been invited by the secretary of state to participate and contribute to this uh, important bicentenary working together the british embassy to the holy see and the venerable english college two institutions which have a Successful track record of working together collaboratively on important cultural projects. And this is a very important one in the sense that we're delighted to have the opportunity to expose more publicly the important Anglophone dimension to the life, work, and activity of Cardinal Ercole Consalvi. And that dimension goes right back to his earliest. Formation in the diocesan seminary at Frascati under the tutelage, as we've already heard, of Cardinal Henry Benedict Stuart. We cannot underestimate that importance of what is actually going on at Frascati at that time. The young seminarian is surrounded by exiles from the jacobite court. but henry benedict stuart as cardinal is pragmatic. he realizes there is no possible chance that the stuarts will regain the throne of england and he invests all his energies as a reforming uh, leader of the seminary frascati into culture in the very best sense he invests a lot of money personal money developing the library at frascati developing the seminary developing art drama and music and recent research is showing more and more the richness of that 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 formation a lot of it in an anglophone environment Monsignor Gallagher has always, or, already talked about Consalvi's later sensibility as cardinal to culture in Rome. But I, 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 I would argue, argue very much that, that that sensibility is really formed at the very beginning of his career in Frascati. Let's just remember, looking from a, a British perspective, Tivoli, Frascati were real centers of. British Grand Tourism. We're talking about his period of formation at the very height of the British Grand Tour. And we're not talking just about tourism. What we are talking about is the leaders of British society engaging with Italian culture in a, in a pre-French revolutionary context, of there being these British visitors, many of them Protestant. many of them future leaders of politics in Britain, being exposed for the first time to real contact with the Catholic Church and having positive experiences in that context. And that begins to diffuse two centuries of difficulty back home. I think what's happening in Rome at the time, in, 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 in frascati is formative in a, longer, in a longer lens of history. during that period, henry benedict stewart is plunging his own students in the seminary into all these experiences of drama, poetry, music, and then there were the, the grand tourists around as well. All of that informs Consalvi's experience. He goes to London later in his life after his exile, his imprisonment in France. In 1814, he goes to Britain, the first cardinal to set foot on British soil since Reginald Paul in 1554. This is a huge moment. And he does it with great skill, with great diplomacy. He goes there representing the papacy, He does not do his, make his visit in a, a narrowly conceived way. He keeps away from the Vicars Apostolic of England. He is there representing the papacy at the highest level politically with the government. The Vicars Apostolic observe all this, they observe the way in which he behaves very, very discreetly. He dresses in black. Because he doesn't want to antagonize extreme Protestant um, sensibilities. And then he, he dresses as a cardinal when it's appropriate. He has this great sensibility right through his visit. And he gains the confidence of these politicians, many of whom had been on the grand tour in Italy already. So the whole thing links together in a natural sort of way. And then when he comes back to Rome, 1818 18 is the moment when the venerable English college is reopened after a 20 year uh closure during the French Revolution. No only recently have we discovered in our own archive that the rector, the first rector of the college after the French Revolution, Robert Gradwell, a great man, actually writes privately to Pius VII and says, we need, please, Your Holiness, a cardinal protector, restoring the ancient uh, traditions of cardinals protector right back to the beginning of the seminary in 1579. And Gradwell asks specifically for Ercole Consalvi to be nominated as cardinal protector. And the Pope agrees. And from that moment, From our own archives and our own records, we can prove incontrovertibly that Ecolet Consalvi put his heart and soul into reopening, re-establishing the English College. And from that base, then developing links, further links uh, back with Britain. But it goes more than that, because he's a great internationalist himself. He's been to the Congress of Vienna, he realizes the fragilities of the post Napoleonic period for the church, generally, internationally, and he knows that Gradwell, as a rector of the English College, is a good man with a tremendously difficult job to reopen a college, but more than that, a man with the capacity to build links with North America. And this is the moment in 1818. 1819, 1820, when Gradwell takes on the role of North American agent with the full support of Consalvi. The, the American Church, the North American Church, the Diocese of Baltimore, Quebec, and the, uh, the Archdiocese of Baltimore and Quebec, and the Diocese of Philadelphia were desperately in need of advice. There had been this break of communication during the Napoleonic period gradwell takes on the role of north american agent in addition to his work as rector of the college. and consalvi is guiding this. and gradwell acts as the middleman, advising the episcopate in north america on which departments of the curia here in rome to approach, to deal with north american business. so one can see, taking the long sweep of history, the long duree of history, Consalvi has a unique position. He's lived in his early period, seeing the Jacobites, realizing that that's not the future, the House of Hanover is, is the, the future, going through the French exile period, the imprisonment, coming out the other side, going to the Congress of Vienna, and then building these many anglophone links in an international context. That's what we are celebrating at this time and to bring it together, uh, we are working with the, the embassy to put on this very special concert of music, which pulls together all that we've just talked about there, that whole culture of which he was a part as a young man with henry benedict stuart, and which he fostered himself, uh, not least through his, his friendship with cimeroza. and that's what we'll be celebrating in the church, in the basilica, where Consalvi was baptized himself. that would be a very, very special occasion because some of this music, uh, a lot of this music, will be having its first modern performance. We welcome you there. Thank you. Grazie. Grazie, Professore. Thank you for your words. Thank you for illustrating the important relationship between Cardinal Consalvi and the Catholics of England and Wales, but more vastly with the English-speaking world, through the details of the upcoming events as well. E qui con noi è Monsignor Marco Agostini, anche della, della Secretaria di Stato, che ha contribuito all'organizzazione degli eventi citati. Se ha qualcosa? Sì. E, naturalmente c'è anche una serie di iniziative a corollario di, questo, di queste celebrazioni che avverranno a Roma, che hanno visto l'impegno dell'Ambasciata di Francia con un film sulla figura di Consalvi l'ambasciatore d'Italia con eh, alcuni impegni con la RAI e quindi tutte le, le questioni che riguardano l'informazione, ma è la storia, quindi il, un impegno dell'ambasciata dell d'Italia con, eh, con la RAI, con questi documentari. Ma c'è un aspetto anche interessante che viene dall'impegno dall dell'Austria. Ad aprile, non è ancora definito nelle, precisamente, ma nella sede del Parlamento di Vienna, e in seduta di Parlamento, eh, una, una mezza giornata eh, interamente dedicata al principe Metternich e al cardinale Consalvi e al congresso di Vienna. Questo è anche un avvenimento che ha un significato particolare e che dice l'interesse eh, suscitato anche non solo qui ma in Europa e questo dà un segnale eh, interessante. Oltre a queste iniziative che ho appena ricordato, poi c'è eh, un'emissione filatelica curata eh, dall'ufficio filatelico del governatorato del Vaticano con l'Annullo Filatelico e poi nella sede del convegno dei musei vaticani anche un'esposizione dei manoscritti del cardinale Consalvi che arrivano dalla segreteria di Stato, dal nostro archivio storico della segreteria di Stato, unitamente a una piccola esposizione di cimeli e, e sculture curate dai musei vaticani, quindi con qualcosa di canova, eccetera. Credo che queste siano le iniziative a corollare. Grazie, grazie Monsignore Agostini anche per aver illustrato questi vari eventi ed elementi un po' che fanno da corona alle iniziative che sono previste in, in memoria di questo bicentenario. Grazie anche di essere qui. Benvenuto in questa occasione qui davanti ai giornalisti. Però a loro darei a questo punto la parola ai giornalisti che sono qui in sala per le loro domande. Vediamo, vi chiedo come sempre di dirci nome, e testata e la persona a cui desiderate rivolgere la vostra domanda. Cominciamo da qui. Dal dottor Rusconi, grazie. Grazie. Giuseppe Rusconi, Rosso Org. Allora, il... era ancora dia... non era ancora diacono, con salvi, fu protagonista, o era già diacono forse da pochi mesi, fu protagonista della firma del concordato del 1801 con Napoleone. Poi però si arrivò non so, al 1810 quando in occasione delle nuove nozze di Napoleone il cardinale Consalvi faceva parte dei cosiddetti cardinali neri che si rifiutarono di partecipare. Alla cerimonia religiosa a Parigi, lo erano stati tra l'altro trasportati. Ecco eh, come si possono definire i rapporti tra Consarvi poi cardinale e Napoleone Bonaparte. Forse questa è una domanda che possiamo più rivolgere. Bene, allora. Vediamo se forse sarà il convegno di studi a darci una risposta in questo senso. Però giusta domanda storica, però la, come per altri momenti evidentemente della vita di Consalvi, è prezioso il, il convegno messo in piedi dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche che ci sarà modo di seguire e a cui sarà, ci sarà possibile partecipare. Bene, grazie dottor Rusconi. Forse la domanda giù in fondo di Eva Fernandez di COPE. Gracias. Eva Fernández de la cadena Cope de España. Eh, Os requiero, monseñor Richard Gallagher. Eh, visto que el cardenal eh, Ercole Consalvi considera eh, considerado tu maestro de la diplomacia vaticana, me gustaría si se retiene que hoy sea más o menos complicado ejercitar la diplomacia, por cuanto riguarda la sua e, eh, a su experiencia específica. A título de ejemplo, me requiero saber qualcosa attuale, no? per esempio se, se far uscire dalla prigione i vescovi Ronaldo Alvarez e Isidoro Mora o gli altri sacerdoti di Nicaragua è stato molto complicato e altre questioni, se l'attuale la, situazione in Ecuador potrebbe mettere in difficoltà il congresso eucaristico del 2024, grazie. Siamo qui a parlare di Consalvi, non di Nicaragua. Uh, sì, evidentemente eh, Consalvi come figura diplomatica è sempre di ispirazione a noi tutti, eh, vogliamo fare le cose. Sì, è chiaro che negoziare qualcosa come eh, l'uscita di, di questi sacerdoti vescovi di Nicaragua non è stato uh, facile. Uh, in questi ultimi passi io non sono particolarmente occorrente perché sono, sono stato via di Roma in questi ultimi giorni, così non, non sono non stato coinvolto nei negoziati, però sì, credo che per me Consalvi è, è ispirazione, perché molte delle difficoltà, dei problemi che dobbiamo affrontare oggi, come oggi, sembrano sembra impossibili, che non ci sono soluzioni, non ci sono così. Ma Consalvi, considerando anche le sfide della sua epoca, come giustamente eh, si parla dei tempi bruscosi, Baros, come, come Burrascosi. 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 Burrascosi, sì. sì, sì. Questa o, o, ottima, eh, ottima parola, aggettivo per, per di, di, eh, definire anche i nostri tempi, e ci dà l'ispirazione di non rinunciare. Tentiamo, proviamo di fare qualcosa, anche a livello per, per quanto riguarda il congresso di Vienna, è importante di rinnovare anche il multilateralismo. Il Papa sempre sottolinea queste cose. E Vienna è stato un esempio di un, un multilateralismo molto, di grande successo e così dobbiamo eh, anche eh, trovare incoraggiamento di questo esempio e che è giusto che sono molto contento che questa iniziativa austriaca per, nel futuro che va a sottolineare quanto è stato, stato eh, su, su, successo. Grazie per la, per la domanda, mi dispiace se non posso anche fornire dettagli. Eh, precisi, grazie a lei, eccellenza. Angela Ambrogetti, Angela Ambrogetti, a Stampa. Due domande: una pratica e una storica. Allora, quella pratica, se possiamo avere un, un elenco un po' scritto da qualche parte o sapere dove trovarlo, di tutte queste attività che ci avete illustrato a parte il convegno, che sono tante, tutte belle, però ci, ci siamo un po' persi, se è possibile avere un un elenco delle cose, comprese quelle dell'Austria, che insomma è tanta bella roba e ne vorremmo parlare. Invece l'altra più storica, e quindi qui mi rivolgo agli storici, come definireste, però anche a sua, sua eccellenza, come definireste in due parole per noi poveracci giornalisti il consalvismo? Per quanto riguarda intanto... E I vari eventi, magari chiedo a Monsignor Marco Agostini. Ehm, di fornire a voi? E sì, voi esatto. esatto. Lo facciamo da, da, da veicolo per, per accorpare le cose e, farvi, eh, e magari anche per trasmettervi il, pro, il programma del, del convegno di studi, se non avete ancora se non, Va bene, questo quindi. Se, se ci fosse, però se invece se c'è qualche. consalvismo è il termine. Il termine è impiegato per indicare una certa diplomazia pontificia, una forma, quella del realismo real, politico che vede futuri prosecutori nei cardinali Rampolla, della Chiesa, Gasparri, Pacelli e Casarolli. Ed è anche utilizzato per dominare, denominare quella visione delle relazioni Stato-Chiesa che privilegia il rapporto diretto tra centro, Santa Sede e governi statali, oltrepassando le istanze intermedie, Episcopato nazionale, al fine di trovare soluzioni a problematiche aperte, anche sacrificando appoggi precedentemente dati. Quindi, Angela, il microfono eventualmente perché. Sì, appunto, parliamo Quindi del Perché oggi è una cosa decisamente superata il consalvismo perché oggi si tiene molto conto delle, della, della realtà locale. Grazie, vediamo se ci sono le risposte, non soltanto da lui, quanto da. Ci sono altre definizioni eventualmente da dare? No, va bene. Per quanto riguarda questa successiva domanda su se la teoria del consalvismo è perché ne è per consiglio Nulla okay. da tirare, guarda, è tutto bene. E, prego Ignazio. Sono sì. sì. sì, in grado del Tg1, volevo chiedere a Sua Eccellenza, Monsignor Gallagher, quindi vedo nell'interesse diciamo, nell che ha la Santa Sede di riproporre questa figura, anche in qualche modo volevo chiederle quali sono gli elementi, allora che nella diplomazia diciamo, di, di Consalvi e nella storia, di questa figura, il suo impegno per il multilateralismo, secondo voi sono utili oggi in questo tempo burrascoso che vorreste anche un po' riproporre, rilanciare, sottolineare l'attenzione appunto su, su questi elementi, diciamo, anche della diplomazia della Santa Sede, non solo che vedete di attualità e utili da, da riproporre. Ma sì, credo che come ho detto all'inizio mi sembra una figura una ispiratrice. Per, per noi, però evidentemente in pari tempo i tempi sono cambiati, e, e così, pur prendendo ispirazione del suo esempio, del suo impegno, del suo coraggio e, e poi anche la sua capacità di capire, eh, capire eh, la volontà, eh, la visione del, dei, dei papi che lui ha, ha servito, eh, credo che questo è, è fondamentale. Eh, e un momento come questo indica che la diplomazia ha ancora suo ruolo. La diplomazia in generale e la diplomazia pontificia ecclesiale, anche oggi, di fronte alle sfide che ne abbiamo nel mondo di oggi. È quando le soluzioni ci scappano, quando non ci sono, diciamo una visione molto chiara di come risolvere i problemi, io credo che una figura come Consalvi è, è, è un, la base di, per noi di un, un, un ulteriore impegno. È semplicemente così, non, non credo che si può prendere un po' la sua dottrina, la sua cosa così, e applicarlo oggi, però sua persona, suo, suo desiderio di servire, suo, sia suo incapace di rinunciare alle missioni fidate a lui, anche in momenti molto scuri, quando se tutto sembrava contrario, quando quasi tutto se se sembrava perduto. E lui ha continuato e ha, voluto, ha, ha avuto fede, ha avuto fede nella sua missione e sulla capacità e soprattutto anche del, del contributo che il, il, il papato avrebbe potuto dare in quell'epoca lì. Evidentemente il ruolo dei, dei papi del Papa di, di oggi è diverso, però, lui, come noi, siamo convinti che la Santa Sede oggi abbia un contributo da fare per il bene dell'umanità. Grazie. Grazie a lei, eccellenza. Monsignor Agostini. Eh sì, e nel definire il cardinale Consalvi, eh, molto spesso si usa, si usano due termini uomo. Pio è giusto, ecco, è importante, noi parliamo del suo impegno diplomatico, del suo impegno politico, eccetera, dobbiamo sempre considerare che lui è stato un degno... Eh, annunciatore del Vangelo, lì dove eh, il Signore l'aveva messo. E quindi questa dimensione soprannaturale si vede molto bene dalle sue opere, anche nelle, nei manoscritti, cercheremo di renderli visibili qualcuno, e nei manoscritti eh, si vede eh, questa sua forte fede che lo carica e alcune eh, cose che sono interessanti, la cura di, di conservare, come diceva un altro suo successore, le tracce di Dio nella storia, quindi eh, registrando le date, quindi eh, mettendo le tappe fondamentali della propria vita e l'ultima postilla la mette 12 giorni prima della sua morte. E questo è una cosa eh, interessante che dice la forza anche della politica, della diplomazia, della fede e della memoria. E la memoria deve essere conservata, sigillata e tramandata. Grazie, grazie Monsignor Agost Agostini, grazie a me. Mi è venuto in mente solamente di far presente... A tutti voi, che anche sulla questione della cultura, che non, non solo la musica che eh, Consalvi eh, promuoveva, ma anche, anche la scultura in un modo particolare, abbiamo, ci sarà così. Però ricordare che il monumento nella Basilica di San Pietro di Appio VII, dal famoso scultore dell'epoca, forse uno dei scultori più grandi, Thorvaldsen, era, era un dono. Del, di, di Ercole eh, Consalvi mm. in memoria del suo maestro. Grazie, grazie eccellenza, e, anche per queste risposte che offrono un, un, un filo anche di, di, di lettura della persona di Consalvi, del Cattivare Consalvi, del tempo diverso in cui viveva, quello che lei diceva sul cambiamento di tempi, quindi anche sulla ispirazione e non ripetizione di quello che era questa, questa, la, la, il suo lavoro e il. La, le sue scelte in campo diplomatico e politico. E forse possiamo concludere così, non vedo altre, altre domande. Ringrazio i giornalisti per aver partecipato, ringrazio i relatori per le loro parole e, e gli chiedo magari se, vogliono, se possono fermarsi solo un momento per offrire la possibilità ai fotografi una foto in, di voi insieme prima di, prima di andare. Molto bene. Grazie a tutti, arrivederci alle prossime occasioni. すいません。<music>